dal punto di vista normativo, dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista del paziente, e poi i workshop. Di questo è necessario, la Commissione Consigliere Sanitaria, il disegno di legge della Regione Puglia sul progetto pilota. Tutti gli infiniti spazi che sono necessari al governo di questa regione e quindi temi che dai luoghi comuni, devo dire anche dalla super fondata, ha bisogno di una risposta e quindi anche di una sfida. Il mondo, noi non vogliamo dare l'assalto dei totem ideologici, anzi l'utilità di è pesantissime da sopportare, ma parliamo delle percezioni a queste persone di utilizzare efficiente quantità a un prezzo ragionevole. Si preoccupa di come andranno le prossime decenni. Queste ore sono finalizzate a sapere qual è il modo migliore per salvare la propria carriera politica, provocare nessuno. E il Consiglio regionale che spinge, devo menare, se andiamo a se meglio non mi trovo nulla con la cannabis, qualcuno domani attacca dalla chiarezza di questo mondo, non me ne frega niente, e azione, perché senza di quella rischiamo di essere facile contraddistingue, noi si possa arrivare ad una soluzione. La Regione Puglia è a disposizione, mi rende conto che il convegno serva in modo garbato a conoscere dei luoghi comuni che anche in quel caso convegno, e quindi vi auguro veramente un proficuo lavoro. I pazienti lo coinvolge perché anche il Ministero che ha istituito il tavolo tecnico della revisione, la difficoltà era legata al costo dei preparati, parevano non essere disciplinati da qualche cosa che li regolamentasse. A fronte di questo è voluto che buona parte delle tariffe aveva lasciato, diciamo, questo buco. Oggi per il farmaco esiste un prezzo massimo e che tale prezzo certamente, come tutti i farmaci,